05. Buongiorno. Sì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno uffici, Presidente, buongiorno buongiorno. Sisti, buongiorno consiglieri. Buongiorno. Iniziamo, diamo inizio a questo consiglio del 12/7/2021. Del 12/7/2021, può iniziare la dottoressa col chiamare l'appello, grazie. Ok, Cardella. Amare, sei in ammette, sei meglio che uno, due, due. Avanti, Guaresi. Presente. Marchese, Presente Marchese. Orilia, assente, Savoca, è presente, 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 Carrario, presente. Presente. Serio, Sì, tu di qui. Presente. Scusa, Buongiorno, presente. buongiorno, vi scuso, assente, Greco, assente, richiamo Cardella. Greco, presente qui, al microfono un momento. 2 minuti al microfono, buongiorno per tutti. Due Presidente minuti, che per qua, ora sono con te, vicepresidente. a posto, Consigliere, vi scuso, Giuseppe, vedo vieni qua, pure Giuseppe, vieni un attimo qua. Sì. Perché Cardella? sbagliamo a scrivere il ma a firmare il capo. Cardella? Avevo detto già Allora, presente, non Cardella. risponde, io lo devo mettere assente, non so che parte, quindi 8 presenti su 10, ore 10. Presidente, può aprire la seduta? Grazie dottoressa, di nuovo buongiorno a tutti. Iniziamo col dare la parola ai consiglieri, visto che hanno tante cose da dirci, dice stamattina. Consigliere Guaresi, prego. Consigliere Guaresi, prego. Ma io non ho chiesto parola, Come Presidente. no? Niente ci deve dire di ieri, consigliere Guaresi. Ma che le devo dire? Guardi, per chi ha seguito, diciamo che abbiamo fatto Ecco, ci divertire un racconti perché io attimino. purtroppo lo sa che non. Abbiamo fatto divertire i residenti tutte le persone che erano a mare, bambini compresi, visto che c'è stata animazione per i bambini. È stata una bellissima giornata. Un documento, Qualcuno salvo. ha tentato di boicottare la manifestazione, ma credetemi, se l'è presa nel dietro, se l'è presa nel dietro, hanno tentato di boicottare perché purtroppo l'invidia va oltre ogni limite, la manifestazione è riuscita, la gente si è divertita, Dottoressa, io io presente. sono contento di aver fatto felici i bambini presenti in spiaggia. Consigliere, non la sentiamo più. Non la Presidente, sentiamo l'avete più. presa in presenza? Prego. Sì, L'avete consigliere presa lì? Cardella, a posto. Grazie. Ma voi sentite il consigliere Guaresi, l'ho sentita? No, non lo sento io. Si è bloccato. Va bene, allora niente, momentaneamente andiamo avanti. Passiamo a qualche altro consigliere che ha qualcosa da dire. Prego, consigliere Tusa, forza. Consigliere, faccia il nome di chi voleva boicottare questa bella manifestazione. Voglio capire chi cerca di intralciare l'operato dei Quando lo consiglieri sentiamo della il seconda consigliere circoscrizione. Guaresi? Quando sentiamo il consigliere Guaresi ce lo chiediamo. Allora, sì, qua ti sta facendo male, Mario Greco me l'ha salvato. Allora, Presidente, Consigliere Tusa, no, volevo consigliere Tusa, sapere. prego, continui Ah, lei, sì. forza. Dico, non so, sì, la manifestazione forse in Costa Sud lei, diciamo, si chiedeva, e quindi Sì, aspettiamo il esatto. collegamento del consigliere Guaresi. Ma lei niente ci deve raccontare. Mi pare che l'ho visto in un gazebo, sempre lì in Costa Sud, di fronte, insomma, vicino il pontile al mare. Questo ve lo Non so. racconterò il mio amico, il consigliere Cardella e Scarlata, che Ho capito. stanno più di Speriamo, me speriamo. pure. Dico, io non so potuto andare in questa manifestazione. Penso Ma che, lo insomma. aspettavamo, c'erano tutti i suoi amici, sono venuti tutti i suoi amici a firmare. Sì. Ah, sì. Poteva Beh, lui venire, adesso ci poteva venire. racconterà, no? Io non.
ero impegnato. Dico no per la manifestazione in Costa Sud. Certo, qualcosa di nuovo penso che si è visto. Il consigliere Guaresi diceva appunto che hanno fatto divertire i bagnanti. Volevo sapere se c'erano novità, Presidente, per l'eventuale installazione di docce, delle docce lì in Costa Sud, e a quanto pare ho sentito la pala meccanica per pulire la costa. Il 19 c'è la pala e domani si montano le docce. Tutte le parole, io ti scrivo questo. Va bene, mi ha risposto il consigliere Guaresi. Sì, sapevo della pala dopo il 16, quindi il 19. Beh, le docce non avevo idea. Va bene. Buongiorno. Mi è caduta la linea, io non ho capito se avete detto qualcosa dopo che io ho finito di parlare. Sì, abbiamo detto che le docce saranno... Giorno martedì ci sono le docce, salvo impreviste, e la pala meccanica giorno 19. Il consiglio della seconda circoscrizione ancora una volta si è fatto valere e poi arriveranno tutti gli altri, mi consenta Presidente, a dire siamo stati noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno consigliere Olilia. Buongiorno. Consigliere Guaresi ha finito? No, Presidente, dico io mi sono fermato perché... Olilia, buongiorno. Intanto, buongiorno. Sono presente perché mi è caduta la linea, vedevo tutti. E allora stavo dicendo, Presidente, la manifestazione è andata benissimo, mi dispiace solo che alla fine, proprio dopo varie vicissitudini, il dottor Dragotto nel testimone di sabato, quello abbiamo fatto per far arrivare il palco, a quanto pare poi mi sento dire che non ne sapeva niente nessuno, qualcuno deve dare conto e ragioni per iscritto, ho chiesto la testa di qualcuno, perché alla fine mi creda, Presidente, mi sente Presidente? Mi sente? Mi sentite? Sì, io la sentiamo, consigliere e allora Presidente, le devo dire, abbiamo avuto il pieno B, il palco è arrivato, anzi migliore. Buongiorno. Di quello che avrebbe portato il cantiere municipale, e quindi in diretta ho detto pure che martedì, salvo imprevisti Presidente, perché sappiamo tutti gli imprevisti all'improvviso ci sono sempre, stanno montate le docce. Tutti i bagnanti erano felici di questa notizia. Ho anche detto che giorno 19 arriverà, ci sarà l'intervento della pala meccanica, il consiglio della seconda circoscrizione è presente, poi gli altri si vogliono prendere i meriti, a noi poco importa. Ecco, ho finito Presidente, grazie, scusate se mi sono rintromesso. Sì, grazie consigliere Guaresi, io volevo dire solo una cosa riguardo... Per carità, la manifestazione sono sempre ben volute, ben accolte, perché aggregano pure molte persone ed è un momento di svago pure per tutti, però giustamente avremmo anche gradito che dopo una manifestazione, dopo un weekend così caldo dove la gente in massa è scesa giù in battigia, avremmo gradito che stamattina ci fosse stato tutto bello pulito, sistemato, senza spazzature, senza niente. Ma invece no, caro dovevano essere Guaresi, presenti i presidenti, dovevano essere presenti, ma chissà dove li hanno dirottati. Consigliere Guaresi, mi ascolti, avremmo gradito sì, anche se tutti i cestini fossero stati già belli e svuotati, tutto spazzato, bottiglie senza, non avevo voluto vedere bottiglie a terra, carta, sacchetti, bottiglie di plastica, spazzatura, è un letamaio, caro consigliere Guaresi. È così, ma domenica era già così, Presidente, prima della manifestazione io era ho detto, non ho citato la manifestazione in se stessa, ho detto dopo un weekend così caldo che c'è stata pure una manifestazione, parecchie persone che sono scese giù in battigia a prendersi il sole, famiglie intere lì, molti cittadini che passeggiano. Ragazzi, buongiorno, io presento, ma devo celebrare un matrimonio, vi ascolto. Mamma. Un mare, sarebbe stata cosa gradita svegliarci tutto bello pulito. E invece, come al solito, no. Come al solito, zero totale. Ed è una cosa così antipatica, così brutta, così che non se ne può più, visto e considerato...
Non la sentiamo più, presidente. Sì, ho detto ecco che qua. Tutti fanno orecchie da mercanti. Non capisco perché le amministrazioni, cioè le partecipate non si attivano per rassettare e pulire tutto. È una cosa vergognosa, lo voglio denunciare in diretta, è troppo vergognoso questa cosa. Ci fanno vivere come se fossimo in un porcile e non se ne può più. Presidente, mi perdoni però, Presidente, perché io sono in città e c'è la, sì, quello che c'è il derilio di tutte le bottiglie, cartacce, come dice lei. A noi poco interessa sulla città, ci interessa sulla seconda circoscrizione, però sicuramente le hanno dirottate tutto nella città, perché mi creda, è qualcosa di vergognoso. Però purtroppo c'è stata una giornata di festa, ci può stare, e come dice lei, però non ci sono scuse per la nostra cosa, tutti, perché non è solo oggi, è sempre così. Non è solo oggi, Presidente, è sempre così la cosa. E allora non prendiamo scuse di niente, non prendiamo la difesa di nessuno, così non va e non se ne può più. Ecco la parola giusta. No, io dicevo, ci poteva stare oggi, ma da noi è sempre così, quindi non ci sono scuse per loro. Dico, ci poteva stare oggi e c'è stata una grande festa, l'Italia ha vinto, tutti contenti. Però ripeto, siccome la Costa Sud è sempre così, dobbiamo fare le guerre per far svuotare i cestini, e quindi dico, sono ingiustificabili. Ma io, e tutti noi, mi sembra che abbiamo chiamato a presenziare qui in videoconferenza sia il Presidente Caruso che la dottoressa Calì, se non sbaglio. Io non capisco ancora perché questi signori non vengono in videoconferenza, non si fanno vedere. La motivazione, che cosa stanno a fare, a chi ascoltano, con chi dobbiamo parlare. Giustamente queste persone percepiscono un buon stipendio, parliamo del presidente della RAP, e giustamente ed è anche un organo politico con cui noi vogliamo dialogare. E se noi chiediamo l'invito al dottor Caruso, io non capisco ancora perché il dottor Caruso non si è presentato in videoconferenza nell'istituzione della seconda circoscrizione, e questa è una cosa per me grave, da denunciare subito, non lo capisco, perché noi abbiamo dei problemi seri, il dottor Caruso, gentilmente dobbiamo interloquire con lui. Se gentilmente noi abbiamo mandato gli inviti, abbiamo mandato tutto, ma ancora non si sa nulla. Io sono qui, Giovanni mi ha detto che ancora non è arrivato niente. E non la capisco questa cosa. Vicepresidente, mi scusi un attimo. Ora appena io finisco di celebrare, ci sei visto che lei è pure qua, scriviamo un qualcosina di molto più forte. Per me ci vediamo se ci rispondono, e facciamo pure un paio di telefonate. Va bene, se vuole ci possiamo anche andare. Presidente. Io qua sono, fatemi fare il matrimonio, fatemi celebrare il matrimonio, che siamo quasi pronti. Aspettiamo e lei. Poi facciamo il resto. Perché tra tutti i servizi, non è una scusante, ma è giusto dirlo, la seconda circoscrizione, il presidente, sottoscritto e tutti i consiglieri aiutano pure l'amministrazione a celebrare i matrimoni, perché in molti uffici lo stato civile, per colpa di mancate assunzioni, per colpa di quello che non funziona e per colpa dell'andare indietro peggio dei gamberi, non possono celebrare tutti, ma la maggior parte dei matrimoni li facciamo noi, ma con piacere, con onore, perché questo mi fa permette almeno a me, come penso pure a voi, perché molti di voi celebrano matrimoni di gente che non conosciamo, e il sottoscritto lo stesso, mi fa onore, sono fiero e lo faccio volentieri, al di là del nostro ruolo politico, e lo continuerò a fare, però l'amministrazione che prenda provvedimenti, perché è una vergogna. Scusate, grazie. Anzi chiudo, vicepresidente, continui lei, sì, che io grazie, devo celebrare. Grazie. Comunque, andiamo avanti col consiglio. Il consigliere Cardello Scarlata vuole dire qualche parolina riguardo al gazebo di sabato? Faccio la domanda. Sì, certo, presidente. Prego, consigliere Scarlata, prego. C'è stato chiesto questo. Io non voglio, come presidente, non lo voglio dire. È giusto che parli lei, prego. No, ma non è quello. Le volevo dire, presidente, intanto, giustamente, prima di parlare della manifestazione che c'è stata sabato, dei gazebo, volevo dire per quanto riguarda il presidente della RAP. In realtà, se voi riflettete, in una situazione, in una città a dir poco da questo punto di vista disastroso, cioè ne parliamo da giorni o da mesi, da anni,
non sappiamo quando avverranno, in questo caso la pulizia della costa, non sappiamo lo svuotamento dei cestini, non sappiamo chi li deve fare. Fra non molto troveremo sulla costa le tendopoli. Anzi, se lei mi permette, io personalmente la devo ringraziare per il grande sforzo che lei ha messo nel far realizzare e posa in opera di quei paletti messi lungo gli scivoli, che per non permettere di scendere le macchine, di scendere le lambrette, spiagge, è una cosa vergognosa. Al di là di tutto, dovremmo aumentare lo sforzo affinché, anzi, se in tal senso non so come, però ci dovremmo inventare un qualcosa, una nota di diffida al parcheggio adiacente alla spiaggia, perché a quanto pare entrano di là, cioè pagano gli danno il bypass per entrare ancora con i mezzi dentro la spiaggia. Comunque parliamo del nulla, cioè fra un paio di giorni, qualche settimana al massimo, troveremo quelle tendopoli vergognose che saranno posizionate là, i cittadini saranno inviperiti giustamente, le telefonate che ognuno di noi riceverà con il rammarico da parte di questi, e noi che non sappiamo che pesce, ecco, siamo in estate a mare, che pesci prendere, come poterci svincolare, quando l'amministrazione da questo punto di vista e da tanti altri punti di vista non ti dà né mezzi, né risorse, né risposte. Quindi stiamo parlando veramente del nulla. Detto questo, sì, viene il presidente. Ok, il presidente perché ti demanda in videoconferenza a postare anche in spiaggia? Si mette in spiaggia, si collega, sto parlando così per assurdo, e quindi si fa la sua passerella, tra virgolette, si prende i rimproveri, le rimostranze dei consiglieri. Ma cosa ti deve venire a dire? Quale servizio deve fare? Come lo deve organizzare? Il fatto è semplice, non ci sono uomini, mezzi, risorse. È messo là è un'anima pia, come quelli prima di lui, che è stato messo là e non sa quello che fare. Se è per togliere degli ingombranti, aspettiamo mesi. Io degli ingombranti cui ho fatto fare un sollecito dall'11 giugno, ho fatto fare dal Dragotto un sollecito il 6 luglio, sono ancora là. Ma di cosa parliamo? Parliamo del nulla, parliamo che questa città dovrebbe esserci una rivoluzione copernicana, cioè una cosa mai vista si dovrebbe fare. Quindi è una città in agonia, né più e né meno. Non per questo e non per questa mia premessa disfattista noi ci dobbiamo fermare, perché non ci siamo mai fermati, perché andiamo, giriamo, telefoniamo, eccetera, eccetera. E quindi ci mettiamo la faccia in prima persona. Che ben venga, ma non vale la pena dire capire quale piano di... Telefoniamo a spese nostre, lo precisi, consigliere, a spese nostre. Sì, a spese nostre, io infatti. Questo era sottinteso, tanti servizi fatti a spese nostre, tanti servizi fatti pagando noi privati cittadini che si mettono in gioco anche per darci una mano e guadagnare qualcosa, tanti lavori fatti anche da lei, consigliere Guaresi, che giustamente ha precisato quante volte l'abbiamo visti con sacchetti di asfalto rapido, definiamolo così, buttarli dentro le varie buche. Ma quante volte veramente rimaniamo inascoltati? Quindi è disfattista, sì, ma dobbiamo partire con il grande cipiglio che ci ha sempre contraddistinto, cioè il grande sacrificio che tutti noi mettiamo. Detto questo, volevo fare questa premessa di cui mi trova, come dire, principale artefice, con tutto il consiglio, con tutti voi 10, anzi 9, perché 10 siamo insieme, sempre pronti a battagliare, come dice l'amico Marchese. Detto questo, sabato abbiamo fatto un gazebo, sempre via Messina Marina. Sapevo della manifestazione che ci sarebbe stata l'indomani, è venuta anche Valentina Bobbis, il cognome Tusa me lo corregga, che lei la conosce meglio di me.
la quale mi diceva di questa manifestazione, che ci sarebbe stata l'indomani alle 4. Non mi è stato possibile partecipare perché ero fuori Palermo, se no avrei partecipato molto volentieri. Il gazebo che abbiamo fatto è un gazebo della raccolta per le firme del referendum, una raccolta sì partita dalla Lega, però la cosa bella che è le schede referendali e la raccolta firma non hanno nessun simbolo di partito. E molta gente, le posso dire, anche amici e conoscenti di altre, con idee totalmente opposte, quindi parliamo non né di destra né di sinistra, ma totalmente opposte, quindi di sinistra in questo caso, hanno firmato perché hanno condiviso i 6 quesiti referendari che andavano alla riforma al CSM, alla responsabilità diretta dei magistrati: se il medico sbaglia paga in prima persona, se il magistrato sbaglia non paga mai. Quindi questi erano due dei requisiti, dei quesiti, erano 6 in tutto. C'è stata un'affluenza, abbiamo raccolto circa 180 firme con tanto di documento, cittadini liberi che passavano là, quindi in meno di 3 ore fondamentalmente di gazebo che abbiamo montato, la risposta è stata più che soddisfacente. Anzi, tengo a precisare al Consiglio che rispetto agli altri 3 già gazebi che si erano fatti in città, il nostro è stato quello che ha raccolto più firme di tutto. Però questo è un dato che può, sicuramente non interessa. Però ritorno a ripetere, sì, era sotto l'effigie della Lega, però qua è stato condiviso un po' da tutti. E questo è quello che c'è stato. Consigliere Tusa, no, l'aspettavamo, perché sapendo della sua grande, come dire, imparzialità da questo punto di vista, avrebbe sicuramente condiviso e ha modo di condividere e di firmare questi quesiti referendali che, ritorno a ripetere, a mio avviso non hanno nessun colore di partito. Grazie Presidente. Grazie consigliere Scarlata. Consigliere Tusa, la manina alzata, prego. Sì Presidente, volevo soltanto dire che, come il presidente Mario Greco, ora fra un po' andrò a celebrare anch'io un matrimonio, e quindi sempre per questo spirito di collaborazione che ci contraddistingue, come un po' tutti voi avete aiutato gli uffici, mi sono messo a disposizione. Ma a proposito anche dei cestini gettacarte, io venerdì mi sono trovato a parlare con degli operai della RAP che stavano svuotando dei cestini lungo il foro italico, e mi sono avvicinato e ho chiesto come mai e se c'era in programma di andare sul lungomare di Romagnolo, che ho detto lì è una situazione da attenzionare. Mi hanno detto appunto che non è nel loro servizio e non ci potevano andare. Quindi, come già sapevamo, io li ho cercati di spronare anche agli operai stessi, ma non dipende da loro, naturalmente, dipende dal servizio. Io non riesco ancora a concepire, come penso ognuno di voi, questa dimenticanza, poca attenzione che c'è stata negli anni nella Costa Sud, diciamolo chiaramente. Poi, a proposito dell'accesso delle auto nella costa, appunto nella battigia quasi. Guardando bene tutto la zona e quindi cercando di capire dove potessero entrare, uno dei punti di accesso è quello che è vicino al ristorante Cantastorie, nel parcheggio privato, bene ha detto il consigliere Scarlata. E già io al 19 marzo mi sono premurato a scrivere a tutti gli enti possibili e immaginabili per dire: chiudiamo questo parco, c'è pure una barra aperta, non so, interessatevi, perché da quell'accesso arrivano, ovunque,
e poi si assiste all'indecoroso sostare lì a fare picnic, arrostite. Vi ricordo che un paio di mesi fa anche un camioncino si è impantanato in quella zona, perché è andato oltre, si è andato a impantanare nella sabbia, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I vigili del fuoco, che poi naturalmente il problema si è perdurato, cioè questa persona impantanata è rimasta lì almeno, si è fatto due notti, se non ricordo male, due notti lì, perché si c'era scaricata la batteria, insomma una serie di problemi. Quindi dobbiamo evitare, io penso che basti poco, basti un po' di attenzione del territorio da parte dell'amministrazione, e quindi attenzione e controllo. E noi ci siamo spesi più volte affinché si potessero fare dei progetti con i percettori del reddito di cittadinanza, e uno di questi era sposato bene all'amministrazione. La nostra idea era vincente, perché sicuramente sarebbe stata vincente, affinché questi ragazzi in un progetto di utilità collettiva potessero fare pulizia per quello che potevano, sensibilizzazione ambientale e controllo antiassembramento. Io non capisco perché le idee semplici, vincenti, come per esempio in altri paesi, ho visto l'altra volta Termini Imerese, stanno andando benissimo questi progetti di utilità collettiva. Situazioni in cui diciamo il problema era atavico, c'era addirittura dei resti di una villa romana, non so adesso, dei ruderi romani, che non si vedevano più. Grazie ai percettori di cittadinanza, con Villa e Giardini di Termini Imerese, hanno rivalutato quel sito. Adesso i termitani guardano e dicono: oh, boh, non sapevo che ci fosse questa diciamo, bellezza appunto sommersa dai rifiuti o dalle cose. Quindi si può, perché no? Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Tusa. Ma il fatto è, non è i ragazzi del reddito di cittadinanza, i percettori, sono forze lavoro a gratis, sono forze lavoro a costo zero, e l'abbiamo sempre gridato, e risolverebbero molti di quei problemi che attanaglia la città di Palermo per quanto riguarda tutti i servizi che vediamo che sono sotto gli occhi di tutti, dallo spazzamento alla potatura a tutto quanto concerne l'arredo urbano. E di un arredo urbano, se si deve parlare veramente di arredo urbano pulito, sistemato e finalmente sempre tenuto come un gioiello, diciamo. E purtroppo io anche questo l'assessore Mantegna è stata invitata ad intervenire in videoconferenza nell'istituzione della seconda circoscrizione. Anche l'assessore Mantegna ancora non ha dato nessuna risposta di essere qui presente in videoconferenza. Io sono andato alla ricerca dell'assessore Mantegna, sono andato alla ricerca, finalmente mi hanno detto che lì era a piazzale Fratelli Sant'Anna, in via Sant'Anna, a Lattarini. Dopodiché ho visto che c'era tutto chiuso, portoni, portoncino, ho bussato in un portoncino, mi hanno detto di bussare lì, dove mi si affaccia una ragazza dal terzo piano, mi sembra, secondo piano, terzo piano. Prego, desidera. Certo, scusi, ma c'è l'assessore qua, Mantegna? Dice, sì, ma non c'è fuori stanza. E allora dobbiamo parlare come Romeo e Giulietta ci ho detto, dobbiamo parlare per balcone, per finestre, non posso entrare, devo chiedere un appuntamento ufficiale con l'assessore. Niente. Le posso dare un numero, le do un numero e chiama la segretaria, così il numero che mi ha dato non risponde completamente. Sono stato un giorno a chiamare. Questa è l'amministrazione, perché il problema è che noi dobbiamo interloquire con questi organi politici, ma non ci riusciamo, e non riusciamo nemmeno a risolvere i problemi, ovviamente. Ora speriamo che la dottoressa Mantegna, l'assessore Mantegna, venga subito in videoconferenza per darci chiarimenti riguardo a queste PUC che dovrebbero partire a Palermo, perché a quanto ne so li vogliono fare, ma non so quando, questo non lo so quando. Per cui ci dia dei chiarimenti e venga in videoconferenza e discuta poi anche con noi di questo problema, perché risolverebbe tutto a costo zero. Purtroppo fanno finta di non capire, non lo so. Andiamo avanti. C'è qualche altro che vuole intervenire, vuole dire qualcosa, o passiamo al secondo punto all'ordine del giorno?
approvazione verbale. Scusi, consigliere... Presidente, scusi. Prego. Io non ho capito una cosa perché mi viene la voce. Ma l'assessore Mantegna che delega? Al sociale. Attività perfetto, sociale. Grazie. È una cosa vergognosa, consigliere Guarese, purtroppo. Perché non si ragiona così in un'amministrazione. Deve essere efficiente, deve essere sempre disponibile, pronta, rintracciabile. Loro sono irrintracciabili, cioè non l'ho capito. Loro fanno che oramai che la nomina dell'assessore e poi non si vede più nessuno. Non l'ho capito sta cosa. Andiamo avanti. Consigliere Tusa, c'ha qualche verbale da leggere così passiamo all'approvazione di un verbale. Prego. Presidente, io aspetti, dovrei averlo. Vediamo un po'. Grazie. Se no ce ne dovevano arrivare tre al consigliere Marchese, se non sbaglio. Sì, ma le arrivano. Sa, per cui ho mandato uno stamattina. E allora facciamo questo, dai. Facciamo questo. Quello del primo aprile. Sì, gli scrutatori, nominiamo subito gli scrutatori, Serio, Guaresi e Discuso. Sì. Prego. Ora sì. Primo aprile, pesce d'aprile. Allora, l'anno 2021 è giorno 1 del mese di aprile, il Consiglio della Seconda Circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza, giusta convocazione del Presidente Greco, protocollo 23.5136 del 26.3.2021 per trattare gli argomenti di cui è allegato l'ordine del giorno. Il Presidente della seduta è il Presidente Greco, il quale alle 9.51 chiama l'appello, risultano i presenti i seguenti consiglieri: Cardella, Guaresi, Marchese, Orilia, Savoca, Scarlata, Serio, Tusa, il Presidente Greco. Risulta assente il consigliere Biscuso, è assistito al segretario del consigliere Tusa, le dice... il verbale alla signora Anna Maria Ventivia. Verificata la verità del quorum strutturale, il Presidente Greco dichiara aperta la seduta e ringrazia gli uffici della SISPI che permettono ai consiglieri di poter svolgere sedute in videoconferenza. Il Presidente Greco comunica che il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale affida alla RAP per ulteriori 6 mesi i servizi di monitoraggio della rete stradale cittadina. Pronto intervento ed emergenza per il ripristino delle inefficienze strutturali circoscritte su sedi stradali in marciapiedi. Spera che questo possa riportare il decoro ed evitare che si verificano incidenti mortali, come già è successo in passato. Infine, il Presidente informa che ieri sera vi è stata una deflagrazione di una bombola in un'abitazione dello Sperone. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma solo tanta paura. Il consigliere Guaresi informa che in questi giorni ha ricevuto telefonate da parte di diversi cittadini che lamentano che la notte non possono dormire a causa dei rumori assordanti dovuti alle strade sconquassate. Ha diverse volte sollecitato a questo problema mediante delle note anche al prefetto e sabato scorso per risolvere questo disagio ha acquistato 8 sacchi di asfalto insieme a una rappresentanza dei cittadini di via Pomara, ha coperto alcune buche nel tratto più pericoloso per tutelare l'incolumità pubblica dei cittadini. Purtroppo questo suo gesto è stato fortemente criticato da alcuni che hanno ritenuto che fosse una manovra politica visto che si è in campagna elettorale. L'accusa lo ha lasciato del tutto indifferente, visto che ha da sempre fatto azioni simili e si è sempre speso per risolvere le criticità che attanagliano il territorio per il bene dei cittadini che rappresenta. Mi fa piacere apprendere dal Presidente che la RAP si occuperà nuovamente della manutenzione delle strade, pertanto spera che le nostre strade possano tornare ad essere sicure. Comunica altresì che a seguito di essere lamentati dei cittadini ha inviato la nota al sindaco e al presidente della RAP, immediatamente sono stati tolti tutti i materiali di risulta presenti in via Colbe e via Ligotti e nelle prossime ore assicurano che verranno pulite anche le postazioni delle vie Calogero, Zucchetto e Galletti. Con questo voglio confermare che i consiglieri circoscrizionali sono sempre al servizio dei cittadini e portano avanti le loro lamentele per risolvere la criticità. La scorsa settimana ha incontrato un consigliere comunale a cui ha chiesto come mai non avevano ancora fatto nulla per far partire il decentramento e a questa domanda il consigliere comunale ha risposto che la colpa è dei presidenti delle circoscrizioni che vogliono fare più di ciò che gli spetta. Questa risposta si commenta da sola, inoltre comunica che segnala più volte, da oltre 7 mesi, il via vai di nomadi alla polizia municipale. Gli operatori di polizia costantemente li fanno sgomberare, ma in 2 giorni tornano. Tutto questo è sconfortante. Ha scritto al prefetto, il quale ha disposto che le risposte devono essere fornite dal comune. Ricorda che il 3 febbraio si è tenuta una riunione in prefettura durante la quale si era deciso di mettere dei blocchi
blocchi di cemento su via Messina Marina per impedire il loro accesso sulla costa, ma ancora nulla è stato fatto. Ecco il motivo della nota da lui indirizzata al prefetto, in quanto si devono dare risposte ai sette cittadini. A breve comunicherà al consiglio i successivi risvolti di questa vicenda. Infine mostra il suo rammarico nei confronti della politica regionale per i dati Covid falsi comunicati all'ISS. Per evitare le restrizioni spera che la magistratura faccia chiarezza e punisca i colpevoli, in quanto non si può giocare con la vita delle persone. Alle 10.01 entra in via conferenza il consigliere di scuse. Il presidente Greco si associa a quest'ultima dichiarazione del consigliere Guaresi. Anche lui è indignato e spera che i colpevoli si possano dimettere. Inaccettabile che una situazione così grave sia potuta succedere in un momento così delicato che vede coinvolto tutto il mondo. La magistratura deve fare chiarezza ascoltando tutte le intercettazioni e deve rimuovere i colpevoli dalle loro cariche. Consigliere Tusa si associa a quanto appena detto, anche Luce spera che si possa fare luce su questo episodio e punire i colpevoli. Esprime solidarietà alla famiglia dello Sperone coinvolta nell'esplosione della bombola. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma solo tantissima paura, anche per tutti i vicini. Anche lui si compiace che il sindaco abbia ridato alla RAP il servizio di manutenzione stradale, questo fa piacere, in quanto non si poteva lasciare vuoto il servizio, visto che chi ne risente maggiormente sono tu e tutti i cittadini. Cambiando argomento, desidera focalizzare l'attenzione sulle piazze del nostro territorio, che oltre ad essere poche, non sono neanche attenzionate. In questo periodo potrebbero anche essere utilizzati come centri di aggregazione e relax per i nostri cittadini. Ricorda che in passato aveva presentato una mozione in cui chiedeva la riqualificazione di Piazza Torrelunga, ma tiene a precisare che nel nostro territorio vi è un'altra piazza importante, vicino al Castello di Mare Dolce, ovvero Piazza Bandi, che è in stato di abbandono da diversi anni. In questa piazza tanti civili vi gettano di tutto e vi è la presenza di un terreno privato. In ogni caso sarebbe opportuno iniziare un percorso di bonifica e di serbo dei marciapiedi. Pertanto chiede al Presidente di predisporre una nota congiunta a firma di tutto il Consiglio per riportarvi il decoro, coinvolgendo anche la Giunta Comunale, il Vice Sindaco, l'Assessore all'Ambiente, l'Assessore all'Area Verde e Giardini e la Quarta Commissione Consiliare. Chiede al Presidente di dedicarsi alle piazze, visto che sono un luogo fondamentale per la rigenerazione urbana e l'aggregazione cittadina. Il Presidente Greco tiene a precisare che conosce bene la situazione a Piazza Bandi e più volte in questi anni tanti consiglieri si sono interessati, predisponendo note, mozioni per riportarvi il decoro e per riqualificarla. È vero, il terreno appartiene a un privato che si trova in America, pertanto è abbandonato e non avendo delle barriere che lo dividono dalla strada, si ritrova in condizioni pessime. La RAP e gli assessori menzionati dal consigliere sono al corrente di questa situazione, visto che le nostre continue segnalazioni di tutti questi anni. Purtroppo vi sono tanti incivili e poco controllo, in ogni caso tutti i controlli non potrebbero essere mai sufficienti per mantenervi il decoro, visto che manca il rispetto e in molti manca il senso civico. In ogni caso accoglie la richiesta del consigliere, in quanto le piazze vanno attenzionate. Consigliere Marchese fa un elogio al consigliere Guaresi, elogio condiviso anche dal presidente Greco per aver riparato delle buche, ciò denota che ha a cuore il territorio e i cittadini. In ogni caso trova che sia sbagliato, visto che questo lavoro dovrebbe essere espletato alla società proposta. Comunica che a seguito del furto di rame nella cabina Sperone 1 e 2 verranno installate delle telecamere. Pertanto spera che questo possa scongiurare altri spiacevoli episodi che mettono a repentaglio la vita di molti, visto che tutto l'impianto di pubblica illuminazione smette di funzionare. Infine, comunica che sebbene la RAP pulisce il territorio, molti incivili continuano a gettare ingombranti, ledendo in questo modo il decoro. Cita ad esempio via Spoto, dove vi è una montagna di ramaglie, dove purtroppo molti incivili vi continuano a gettare i loro sacchetti e la spazzatura. In questo modo si è creato un rimpallo di competenza tra RAP e Villa Giardini, che mette a repentaglio il decoro che dovrebbe invece essere garantito. È necessario intensificare i controlli e dare sanzioni severe ai trasgressori, solo così si può riportare il decoro nella nostra città. Il consigliere Viscuso si allaccia a quanto detto dal consigliere Tusa, comunicando che gli interventi con la pala meccanica in presenza di rifiuti speciali sono fuori capitolato della RAP, pertanto vanno richieste esplicitamente. A tal proposito comunica che insieme al consigliere comunale Inserillo, due settimane fa hanno avuto un incontro con l'avvocato Fiorino e l'intervento su Piazza Bandi da loro richiesto è stato inserito nell'iter degli interventi straordinari. In ogni caso, la nota congiunta richiesta al consigliere Tusa si può predisporre, anche se, ripete, l'intervento è stato inserito tra quelli straordinari. È contento che si sia concentrata l'attenzione su via Bandi, in quanto occorre riportare il decoro in questo sito. Il problema è che molti cittadini civili non collaborano e continuano a gettarvi sia ingombranti che rifiuti speciali. Ricorda che vi sono tanti palazzi vicino questa piazza, ma nessuno denuncia questi atti, quindi tutto il lavoro dei consiglieri verrà vanificato. Il vicepresidente Savoca
afferma che vige molto omertà e se non cambierà la mentalità, ognuno nelle periferie continua a fare ciò che vuole. Il presidente Greco conferma che se non cambia la mentalità si continuerà a vivere in modo dove nessuno rispetta le regole. Infatti, se ognuno rispettasse le regole, non ci sarebbe bisogno neanche dei controlli. Terminata la discussione, il presidente Greco passa al terzo punto dell'ordine del giorno, atti ispettivi e nomi degli scrutatori, consigliere Cardella scarlata, discusso il consiglio approva, il consigliere Guaresi richiede e preve la mozione a sua firma, protocollo numero 224913, il 23 marzo, avente per oggetto reddito di cittadinanza, sentinella del decoro urbano. Il consiglio approva, pertanto il consigliere Guaresi ne dà lettura, sperando che possa venire presa in considerazione in questa sua richiesta per contribuire a ridare il decoro alla nostra città, visto che questi ragazzi si sono sempre prodigati egregiamente sul territorio. Terminata la lettura, il consigliere Tusa anticipa il suo voto favorevole, sperando che possa essere fattibile e che possa rientrare nelle linee del decreto ministeriale. Si passa alla votazione, alla mozione che viene approvata all'unanimità dei presenti alle ore 10.39. Alle 10.42 il presidente Greco chiude la seduta di consiglio. Prego, presidente. Grazie, consigliere Tusa. Bene, passiamo all'approvazione del verbale. Dopo un minuto di silenzio, quando vuole, dottoressa, può chiamare l'appello. Allora, Cardella. Favorevole, favorevole. Ok, Guaresi? Favorevole. Marchese? Favorevole. Origlia? Favorevole. Savoca? Favorevole, favorevole. Carlata? Favorevole. Serio? Favorevole. Scusa? Favorevole. Mi scuso? Favorevole. Greco? Presidente? Si è allontanato un secondo, Greco. Vabbè, qua, quindi non c'è. E allora lo diamo per approvato alle 10.40. Assente Greco. Sì, grazie. Grazie, dottoressa. Allora, prima di chiudere il consiglio e vederci domani, volevo portare all'attenzione di tutto il consiglio un problema che purtroppo viene a crearsi per quanto riguarda la scuola Franchetti, perché alcune mamme sono venute da me a cercarmi per un problema serio, nel senso che la scuola Franchetti non ce la farà con i lavori di ristrutturazione, per cui non verrà aperta quest'anno, anno 2021-2022, con le difficoltà tutte quelle che ci stanno, perché si verranno a trovare tutti i genitori dei figli che frequentano questa scuola, perché l'opzione che hanno trovato mi dicevano che era quella di portarli a Passomiele, di trasferirli tutti a Passomiele. E pensate voi quello che succederà, a che mi chiedono di se potevamo trovarci una soluzione anche al consiglio della seconda circoscrizione, una soluzione anche facendo dei turni pomeridiani. Loro accetterebbero anche dei turni pomeridiani. Presidente, in questo momento eravate stati invitati, io l'ho girato al presidente, ad una videoconferenza della scuola Franchetti proprio. Già c'è stata. Ora c'è un invito. Ora alle 10.30, quindi magari ancora non è manco iniziata. È oggi in videoconferenza. Da noi? Videoconferenza, la seconda l'hanno mandata, io l'avevo girata al presidente. Allora noi l'ha mandata, scusate, perché io non so niente. Era un invito ad una videoconferenza organizzata alla scuola Franchetti, quindi se volete ve la giro e magari qualcuno di voi partecipa, non lo so. Scusami, c'era una videoconferenza con ci hanno invitato per la scuola Franchetti, Mario, per oggi, perché la dottoressa Lotà mi sta dicendo che oggi, e se chissà ci possiamo anche collegare. Dobbiamo collegarci e vedere di trovare una soluzione anche per queste persone. Insomma, dottoressa, era per oggi alle 10.30. Sì. E allora ci giri magari il link a tutti e vediamo di collegarci. Va bene. Grazie. Prego.
Ma c'era anche l'assessore Marano, qualcuno delle istituzioni? Sì, sì, anche. No, tutto, vogliamo che pagare perché dobbiamo anche risolvere la situazione. Tutti vogliono aiuto da noi, dalla seconda circoscrizione. Presidente, io esco per impegni istituzionali, buongiorno a tutti. Va bene, buongiorno. Va bene, dottoressa, ci giri questo link così noi... Ci giri questo link... chi vuole partecipare ovviamente può partecipare. Ok, allora buona giornata intanto. Grazie, grazie, arrivederci, grazie. Ti do il consiglio, arrivederci.